Palio, molti malumori, serve una riflessione profonda, afferma il sindaco De Mossi. Classifica gradimento sindaci del Sole 24 Ore, tracollo De Mossi, il primo cittadino senese. È ultimo, MPS tagli per 3.500 posti di lavoro, convocato il tavolo con i sindacati. Dal 5 luglio al 2 settembre torna il Chigiana International Festival e Summer Academy. Tutto questo e molto altro ancora fra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Senna TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo parlando di Palio, 4 i cavalli sottoposti ad accertamenti alla clinica del Ceppo in questi giorni. 3 sono già in via di guarigione perché hanno riportato solo ematomi di poco conto. Resta invece ricoverato il cavallino della Chiocciola. Viola Carignani è stata oggi proprio alla clinica di Raffaello Ciampoli. Vieni. Vieni. Ah, brava sei, brava lei, brava sei, Sono in buone le condizioni di Volpino e Schietta, i cavalli che erano andati in sorte rispettivamente alla contrada del Leocorno e dell'Istrice. Sono alla clinica veterinaria del Ceppo per alcuni controlli, ma verranno dimessi nella giornata di domani. Sta bene. C'ha un versamento sieroso, insomma, sulla coscia destra e anche un piccolo ematoma sull'anteriore destro, però tutte cose dovute alla caduta, delle scoriazioni sulla pelle, ma insomma ecco, anche questi, gli accertamenti anche fatti su questo cavallo sono stati tutti negativi, per cui la dimettiamo tranquillamente domani. Allora, questo è Volpino, il cavallo che era del Leocorno, giusto? Esatto. E niente, anche lui non ha problemi seri, ha solo un po' un ematoma sulla coscia, perché insomma ha avuto questa contusione, ma anche lui domani torna a casa. Entrambi potranno tornare presto ad una normale attività sportiva. Abbiamo una prognosi di qualche giorno ancora, dovranno essere rivalutati, ma io credo proprio che sia una prognosi favorevole e quindi di poter tornare all'attività agonistica normale. E ancora in prognosi riservata Zentile, il cavallo della Chiocciola. Abbiamo questa avulsione dello zoccolo dell'unghia e questo è un po' una situazione diciamo che ci dà qualche preoccupazione, ma anche per i tempi di recupero che saranno lunghi, però nel complesso diciamo che il cavallino sta bene, ecco. Mossa contestata quella data da Renato Bircolotti la sera del 2 luglio. Ecco cosa hanno detto alcuni capitani in vista di domenica, quando oltre all'estrazione ci sarà anche la riunione per decidere chi dovrà salire sul Verrocchio il 16 agosto. Viola Carignani. Beh, devo dire che sul mossiere non siamo totalmente soddisfatti, perché la mossa che è stata data valida ha lasciato comunque lì 4 contrade su 5. E mentre una mossa precedente che il mossiere ha invalidato ce ne aveva lasciata al canepo una sola, quindi credo che vada fatta una riflessione anche sull'operato di questo mossiere e su come decidiamo di gestire i tempi di mossa, la mossa che non può essere poi alla fine dettata da un problema temporale, per cui a un certo punto qualsiasi cosa succede dentro i canapi la mossa deve essere buona. Non è così, questo non è il Palio. Quindi bocciato il mossiere Bircolotti? No, bocciato, strappato, è diverso, perché è inaccettabile da una mossa del genere dopo che sono state annullate quelle precedenti. Quindi per il Bruco Bircolotti non va bene? Ma io penso che per il Palio Bircolotti non va bene, forse sarà da rivedere a Legnano o Fucecchio, ma non, per quello riguarda il Bruco almeno no, sicuramente a Siena. Ma è bocciato, io ho visto cose oggi allucinanti. Lo so, anche l'infortunio, quello non mi riguarda, insomma, ecco, anche per quanto riguarda l'infortunio di Stefano Piras, mi sembra che doveva essere più pronto a sgangiare il canapi, credo, visto dal palco, non ho rivisto l'immagine. Io, ecco,
per ora voglio giudicare quello che è successo a me, perché la mossa buona, io c'era, cioè voglio dire che si debba andare via una mossa del genere quando c'è 5 contrade dentro il canape, è allucinante non cercare di trovare un allineamento e dare una mossa del genere. La carriera del 2 luglio ha lasciato un grande amaro in bocca e la voglia di una riflessione immediata, come ha ribadito il primo cittadino Luigi De Mossi in vista del Palio d'Agosto. Un percorso per superare alcune criticità che abbiamo dovuto affrontare e poter preparare il Palio dell'Assunta nel modo migliore possibile, il modo che Siena e i senesi meritano. Si esprime così il sindaco di Siena Luigi De Mossi a 2 giorni dalla carriera di Provenzano, dove abbiamo visto un gioco ad eliminazione delle contrade con un palio corso da solo 6 delle 10 che sarebbero dovute essere al canape. Domani alle 16 il primo cittadino ha convocato anche la stampa per fare il punto. Quello che al momento è certo è che una festa di popolo si è trasformata nel trascorrere dei giorni in un ossimoro, una festa triste. La responsabilità sono tante e di tanti, a cominciare dal comune che organizza la festa, dalle contrade i cui capitani hanno la responsabilità di scegliere i barberi, dalla commissione veterinaria che ha incluso nel percorso addestrativo cavalli che poco hanno a che fare con le famose attitudini alla piazza, poi il mossiere che domenica dovrà essere annunciato e la pista che è sembrata diversa dal solito, forse troppo dura o scivolosa. Il palio di mezzo agosto è alle porte e tutto sembra ancora in alto mare. Una riflessione d'obbligo da parte di tutti. Cambiamo adesso argomento. Banca MPS tagli in vista per 3.500 dipendenti. La banca chiede un confronto con le parti sociali sul nuovo piano industriale, precisando che si tratta di uscite volontarie. Cristian Lamorte. Con una lettera inviata questa mattina alle organizzazioni sindacali, Banca Monte dei Paschi ha convocato il primo tavolo per l'avvio della procedura che riguarda le uscite volontarie del personale da Rocca Salimbeni. L'incontro, fissato per l'8 luglio alle 11 nella sede della banca, partirà dai numeri già delineati dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio durante la presentazione del nuovo piano industriale e ribaditi all'interno della lettera. Il piano richiede circa 3.500 uscite entro il 2022 da realizzare attraverso il confronto sindacale, mediante il ricorso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, si legge nel documento. In particolare, si spiega ancora nella lettera, dalla complessiva semplificazione dell'assetto societario del gruppo con le fusioni in banca MPS, che saranno oggetto delle procedure di confronto sindacale a norma di legge e di contratto collettivo nazionale del lavoro, del consorzio operativo Gruppo Montepaschi, di MPS Capital Service e di MPS Leasing and Factoring. Sono attesi significativi benefici in termini di efficienza e di sinergia di ricavi. L'obiettivo è quello di cogliere le opportunità che consente la permanenza nel fondo fino a 7 anni con data ultima di accesso al 30 novembre 2022. A questo riguardo, le complessive ricadute sul personale interessato formeranno oggetto di preventiva disamina congiunta nel rispetto delle previsioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, si legge ancora, al fine di valutare, sulla base dei nuovi assetti, tutti gli aspetti inerenti in particolare ai piani di riallocazione delle risorse e ai programmi formativi e di riqualificazione, in linea con gli obiettivi di rafforzamento delle attività commerciali e dei servizi alla clientela. Cambiamo ancora argomento. La classifica annuale sul gradimento dei sindaci in Italia posiziona Luigi De Mossi in ultima posizione. Per il primo cittadino senese viene registrato un netto tracollo rispetto agli anni passati. Filippo Megliattini. Dopo le controverse vicende che hanno interessato il Palio di luglio e che hanno generato molto malcontento nei confronti del sindaco di Siena Luigi De Mossi, per il primo cittadino arriva un'altra brutta notizia. Nella classifica annuale del Sole 24 Ore sul consenso dei sindaci italiani, De Mossi è 78esimo, ultimo in graduatoria. Negli ultimi 12 mesi ha perso circa 6 punti percentuali, attestandosi sul 44% di gradimento, un netto tracollo rispetto agli anni passati. I dati analizzati sono stati raccolti tra marzo e giugno del 2022, quindi ben prima degli avvenimenti legati al palio, che potrebbero aver fatto perdere a De Mossi altri consensi. La graduatoria del Sole 24 Ore rischia di essere un campanello di allarme in vista delle elezioni amministrative del 2023. L'attuale primo cittadino ha più volte ribadito che scioglierà le riserve su un'eventuale ricandidatura solo al termine dell'estate, ma in questo esatto momento i numeri sembrerebbero non essere dalla sua parte. Ad occupare la vetta nella classifica del noto quotidiano è Luigi Brugnaro,
sindaco di Venezia. Per quanto riguarda le città toscane, a primeggiare è Matteo Biffoni di Prato con un gradimento del 57,5%. Dal 5 luglio al 2 settembre torna il Chigiana International Festival Summer Academy. Il servizio. Viaggio nella musica attraverso 90 concerti. Sarà questo l'ottava edizione del Chigiana International Festival Summer Academy, che si aprirà con il concerto inaugurale di domani alla Chiesa di Sant'Agostino alle 21:15. La nuova edizione ha un titolo evocativo, From Silence, e prevede un focus sulla figura di Luigi Nono, tra i massimi compositori del Novecento, con ben 13 opere del suo repertorio, dagli affreschi vocali e orchestrali alle grandi opere con live electronics. Grande inaugurazione intanto, domani sera, 5 luglio alle 21:15 prende il via questo splendido festival, un festival che si prolunga fino al 2 settembre, quindi molto lungo, con oltre 90 concerti, grandi compagini sinfoniche, due opere liriche, serate straordinarie di musica da camera con formazioni inedite che si trovano per la prima volta a Siena con i grandi musicisti che vengono a lavorare alla Chigiana e quindi decidono di fare musica assieme, anche con i giovani talenti. Questo è un mix formidabile che la Chigiana ha dentro di sé e che produce, diciamo, un'accademia che produce musica, quindi non soltanto la insegna, ma quello che si insegna la mattina diventa grande spettacolo alla sera. È un fatto unico e caratterizza questo festival pieno di energie, di vitalità, di giovani entusiasmi e di grandissimi musicisti. Ci aspettiamo un grande concerto di inaugurazione con un direttore straordinario, Yuichi Sugiyama, che è appunto un direttore giapponese che ha organizzato una splendida esecuzione spaziale per quanto riguarda il lavoro di Nono e di grande intimità per quanto riguarda invece la sinfonia di Gustav Mahler, e soprattutto un soprano favoloso, Sarah Wegener, tedesca, forse uno dei migliori soprano oggi nell'interpretazione del repertorio di Gustav Mahler. Infatti l'abbiamo chiamata per interpretare la quarta sinfonia, che nell'ultimo movimento ha uno splendido momento proprio dedicato al soprano. Crescono in tutta Italia i contagi da coronavirus. Anche a Siena in pochi giorni sono più che raddoppiati i ricoveri all'ospedale Le Scotte, da 17 a 36 pazienti positivi. I dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. La vita va avanti come se il virus non esistesse. Le mascherine in pubblico sono sempre più rare, anche perché non sono più obbligatorie e c'è voglia di vivere l'estate in compagnia. Il Covid-19 però purtroppo c'è ancora e torna a fare paura. In Italia è stato superato il milione di casi notificati di infezione, un dato che porta la nuova ondata estiva ai livelli di quella che l'ha preceduta in primavera, quando si facevano ancora molti test e l'uso delle mascherine era obbligatorio. Il virus corre nei contagi, oltre 71.000 casi dichiarati ieri e 1 milione di persone attualmente positive, anche se per gli esperti gli infettati reali potrebbero essere addirittura 3 milioni. A trainare la nuova ondata anomala per il periodo estivo è la sottovariante Omicron BA.5, uno dei virus più contagiosi mai visti. Anche a Siena la situazione è preoccupante, soprattutto dopo questa ultima settimana legata al ritorno del palio e ai ritrovi in contrada, occasioni alle quali tantissima gente ha partecipato. Nell'ultima settimana anche alle Scotte i ricoveri sono tornati a salire, dai 17 pazienti positivi al Covid in 10 giorni gli ingressi sono più che raddoppiati, oggi i ricoverati hanno toccato quota 36 con 7 nuovi ingressi. Questo boom di contagi potrebbe cominciare a livellarsi solo dopo metà luglio, infatti i prossimi giorni segneranno un ulteriore e deciso aumento dei casi, ma potrebbe esaurirsi definitivamente nell'arco di qualche mese. Il problema poi sarà vedere che cosa accadrà con l'arrivo dell'autunno e con la comparsa di eventuali nuove varianti. Nonostante le forme più severe si presentino soprattutto tra i non vaccinati, gli anziani e gli ultrafragili, le quarte dosi dedicate agli ultraottantenni e agli immunocompromessi restano al palo. In tutta Italia solo il 28,8% si è sottoposto al booster. In molti si chiedono se sarebbe stato opportuno estendere il richiamo anche ad altre categorie, come ad esempio a tutti gli over 60. Una richiesta che però non trova sponda da parte del Ministero della Salute, che nonostante ammetta che la quarta dose, se fatta prima e da più persone, avrebbe ridotto l'impatto di Omicron 5, ormai però è tardivo autorizzarla per una fetta più ampia di popolazione per fermare la curva di contagi. Secondo gli organi del Ministero è meglio adesso concentrarsi sulla vaccinazione autunnale estesa almeno a chi ha più di 50 anni, sperando di avere a disposizione vaccini aggiornati alle nuove varianti.
Passiamo adesso alla Valdichiana, l'emergenza siccità tocca anche la nostra provincia, scattano le ordinanze di contingentamento a Montepulciano. Sentiamo il sindaco Michele Angiolini nel servizio di Simone Giani. Mentre il caldo dovuto all'anticiclone Caronte continua a dominare sulla nostra penisola, la conseguente emergenza idrica sta portando i comuni italiani ad adottare delle misure fai da te contro lo spreco d'acqua. Tra i comuni che si sta attrezzando per limitarne l'uso c'è anche quello di Montepulciano, con il sindaco Angiolini pronto ad emettere un'ordinanza in linea con quanto suggerito dalle autorità competenti. Abbiamo ricevuto dall'autorità di ambito una segnalazione a tutti i comuni, non solo quelli della Val di Chiana Senese, riguardo le problematiche che purtroppo colpiscono anche i nostri territori della siccità. Ho chiesto all'ufficio di predisporre un'ordinanza attraverso il quale limiteremo l'utilizzo dell'acqua potabile soprattutto per l'annaffiamento, quindi è in fase di predisposizione, come è stata fatta, emanata anche da altri sindaci del comune della Val di Chiana Senese. Anche il comune di Montepulciano nei prossimi giorni emanerà questa ordinanza. Adesso la nostra pagina sportiva. Il Mazzola Valdarbia prenderà parte al campionato di eccellenza e oggi è ufficializzato l'arrivo di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Stefano Argilli e Roberto Pierangeli. Filippo Megliattini. La fusione con il Badesse è tramontata, ma il Mazzola Valdarbia adesso sogna un grande campionato di eccellenza. A testimonianza di questo, le due nuove figure ufficializzate oggi, l'allenatore Stefano Argilli e il direttore sportivo Roberto Pierangeli. Entrambi hanno lavorato per molti anni fianco a fianco nelle giovanili del Siena e adesso, insieme, hanno sposato il progetto del Mazzola Valdarbia. Dallo scorso campionato resteranno circa 4 giocatori. Il resto della rosa sarà composto in queste settimane dal direttore sportivo Pierangeli. L'idea è quella di fare una stagione di buon livello, ma entrando in punta di piedi in un campionato così difficile, come ha dichiarato il main sponsor Antonello Pianigiani, senza però mai lasciare indietro l'aspetto fondamentale su cui si fonda il sodalizio tra Mazzola e Valdarbia, cioè il settore giovanile. La società continuerà ad investire sui giovani e Mauro Bettini ha preso le redini della scuola calcio. Stefano Argilli sarà concentrato sulla prima squadra, con l'obiettivo di valorizzare anche i giocatori del territorio. Stefano Argilli non solo è un nome importante qui da noi come allenatore, ma un nome importante dappertutto, perché rappresenta per Siena, per la città di Siena, un giocatore che ha dato tutto se stesso. Ha iniziato la carriera di allenatore, ha fatto bene e quest'anno con noi spero che sia il primo anno, perché abbiamo già un progetto abbastanza importante, abbiamo parlato con lui telefonicamente, le idee collimano e sembra che si stia rifacendo veramente delle bellissime cose. Stefano, viaggiamo proprio su una linea che ci accomuna e non c'è necessità di dirsi le cose, insomma, è una cosa che va da sé. Siamo sicuramente abituati a lavorare con i giovani, però come ho detto prima, qui non ci sono progetti da fare tipo qual è l'obiettivo, no. Non esistono obiettivi con i grandi è cercare di vincere quante più partite possibili. Io con Pierangeli Argilli ho avuto dei rapporti un po' contrastanti quando era a Siena, perché ci ho discusso fortemente quando ci portavi via i ragazzi. Ritrovarselo già la prima volta qui, al primo momento mi ha lasciato un po' perplesso proprio per il trascorso, però voglio dire, sicuramente una persona che una vita vive di calcio, eccetera, spero e sono convinto che fa bene, insomma. E passiamo adesso al volley. La selezione under 15 della Toscana sabato scorso ha vinto l'argento nazionale al trofeo delle regioni al Salso Maggiore Terme, oro conquistato dal Veneto che ha vinto contro i toscani per 3-1 in una finale incandescente. I dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Weekend di successi per il volley toscano. Arriva l'argento al trofeo delle regioni per la selezione under 15 maschile della Toscana, guidata dall'allenatore senese Nicola Governi. Oro meritatamente conquistato dalla selezione del Veneto, che in finale ha superato di misura i toscani per 3-1. Alla Toscana però va il premio Most Valuable Player del torneo, che è stato assegnato al grossetano Mati Pardo, consegnato dalla madrina dell'evento, la campionessa pallavolistica Francesca Piccinini. Il giovane Pardo, classe 2006, tra l'altro è già inserito nelle giovanili della nazionale e oltre a lui sicuramente in futuro sentiremo molto parlare di questi ragazzi che hanno conquistato un successo mai raggiunto prima. È stato sicuramente una bella partita, una bella finale,
combattuta, noi ci abbiamo messo veramente di tutto con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, veramente abbiamo fatto il tutto e di più, è stata un'emozione unica che penso tutti vorrebbero fare, in cui ho imparato tantissimo e non so che dire, sono felicissimo anche solo per essere arrivato in finale. E ora si pensa, si va avanti e si fa il possibile, meglio per il futuro. Sicuramente è stata un'esperienza utile grazie a tutto il torneo, al trofeo, perché ho avuto l'opportunità di giocare con giocatori fortissimi, con e contro, ed è stato un onore, fantastico. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi lascio al nostro ricco palinsesto con la nostra edizione del TG, ci ritroviamo domani, una buona serata a tutti.